Oggi non siamo qui per vedere nuovi luoghi, ma per vedere nuovi mezzi. Vista 2 anni fa, Eikuma mi aveva parecchio incuriosito, perché è particolare, diversa da molte altre motociclette. E finalmente oggi è arrivata, anzi oggi, qualche giorno fa, è arrivata da Amar, che ce l'ha subito sistemata e preparata per questa prova. E quindi ho il piacere di presentarvi la nuova QJ Moto SVT 650. Vediamo se questa volta mio fratello azzicca l'ha messa a fuoco. I nostri amici con la bandiera rossa, con le stelline gialle, perché la parola cinese non vi piace, tirano fuori sempre delle piccole bombette. Ultimamente sappiamo che proprio queste motociclette hanno conquistato il mercato, e questa qua è la verità. Ci hanno sempre detto che i motori in linea sono i più economici da produrre, ma loro con 7.490 euro ci hanno infilato un motore a V finalmente, una cosa diversa rispetto a tutto quanto il resto delle motociclette che vengono da lì. Che non è una cosa da poco, secondo me. Fra i 3.000 accessori che cominciamo ad elencare, vi dico che ci sono intanto una cosa che non avevo mai visto su una motocicletta di serie di questo prezzo, chiaramente: la sella riscaldata e le manopole riscaldate, tra l'altro incastonati nell'attacco degli specchietti. Secondo me super promossi. Il TFT l'ho acceso perché voi lo potete vedere anche da là, è a prova di stigmatismo, mancanza, a prova di ciechi. Tasti retro illuminati che non vi possiamo fare vedere perché c'è il sole a mezzogiorno. Continuiamo con il parabrezza cupolino, non si chiama il parabrezza quello della macchina, che con un colpo si alza, purtroppo si può fare solamente da fermi, perché in movimento, ci ho provato, non si può. Quello di cui stiamo parlando è tutto di serie: paramani con l'anima in alluminio, barre paramotore, steli rovesciati, freni Brembo, attacco radiale sia la pompa radiale sia l'attacco radiale Brembo solamente. Particolarità, giusto? Però ad esempio, vabbè, l'adesivo magari non è sotto lucido, questo è bellino, però notavo ieri sera quando la riportavo a casa, questa qua sembra una cavolata, però ti tappa un buco che si vede, capito? Si vede il bullone, quindi gli dà quel senso, sembra un prodotto premium. Paracoppa in alluminio, le pedane sono larghe, guarda quando sono larghe. Secondo me e alle persone a cui l'ho fatta vedere, questa motocicletta non nasce per il fuoristrada. Si fa perché vai col fuoristrada, ci vai con qualsiasi cosa. Però diciamo che fino a quando sono sterrati, qualcosa di più semplice, secondo me non avrà problemi. Se la cosa si fa più complicata, secondo me non ci sono le soluzioni adatte per poterla far andare tranquillamente. Ci va comunque, però tranquillamente no. Se io avessi tenuto la mia stanzetta pulita come questo cruscotto, qua all'interno non ci sono fili, non c'è niente, messo fuori posto, oggi mia madre sarebbe una donna molto ma molto più orgogliosa di me. Non dico che mi avrebbe voluto più bene, perché tanto bene me lo vuole lo stesso. E glielo facciamo vedere, giusto? Poi dopodiché qua vediamo che ci sono anche le sospensioni, che sono parzialmente regolabili, dico io. Purtroppo informazioni su questa motocicletta se ne trovano pochissime in rete al momento, perché è proprio fresca fresca di fabbrica. Fa ancora, tu lo senti l'odore d'Oriente. E il tris di valigie è incluso. Sembra volerti dire: non hai più scuse per non acquistarmi. Sì, signori, il bauletto qua dietro sembra un bauletto comune, ma aprendolo sembra la trusse di Barbie in versione Black Sabbath. Guarda,
potete mettere dentro diversi accessori, foglietti, fogliettini, block notes. E adesso se tu continui a riprendere, per favore, fregatene di tutte cose, fregatene anche dello zoom. Ti faccio vedere una cosa. In te lo danno proprio insieme alla motocicletta. Il profumatore, lavanda, fantastico. E anche di lato, se glielo vuoi fare vedere, eppure qui ricoperto con favoloso velluto nero, e sempre le due taschine per riporre i tuoi accessori. E che cos'è? Neoprene, non ne capisce niente. Questo tessuto assomiglia al velluto. Un'altra cosa che vogliamo fare notare è che anche nel piano del motore è tutto molto ordinato. I tubi, di questi tubi, i fili, vengono tutti quanti ricoperti sapientemente da queste plastiche, forse anche troppe, sembra che non vadano a spese e soprattutto al peso, in quanto uno forse dei difettucci di questa motocicletta è proprio il peso. Il peso si fa sentire, il movimento devo dire che poi lei è una libellula, però nelle manovre da fermo il peso è abbastanza in alto secondo me e si fa sentire. Qualsiasi angolazione guardiamo questa motocicletta porta sempre qualche particolarità. I cerchi con i raggi tangenziali, paramotore in alluminio, leggero, però lei non ha velleità da motocicletta da fuoristrada. E qui sotto, anche se voi non lo vedete, proprio lo facciamo vedere, c'è una flangia che toglie un poco d'aria al casco che entra da qua sotto. Tante piccole particolarità che secondo me poi alla fine dei conti fanno la differenza. Poi la sella è abbastanza comoda, devo dire, sia per il guidatore che per il passeggero, anche se sembra fina, è molto sostenuta, però allo stesso tempo morbida. E poi quello che mi piace tanto sono le finiture. Secondo me questo disegno è veramente molto carino. Promossa. Altro particolare interessante è la piastrina che sembra pronta ad accogliere due faretti oppure una borsetta di quelle che si utilizzano ultimamente appese al paramotore. Ora ci vogliamo muovere sul davanti che ti devo dire due cose. Un altro particolare che sicuramente farà discutere molto dentro tutti i bar frequentati da motociclisti è questo. Lo so che nei commenti mi massacrerete, però questo qua è un faro particolare, unico nel suo genere e fa la sua figura. Abbiamo motociclette tutte quante uguali, tutte quante che si somigliano. Lei no. E secondo me questo qua è un segno di personalità sia sua come moto che come casa. Perché anziché scopiazzare sempre da qualcun altro, magari europeo, magari giapponese, hanno fatto qualcosa di unico. Poi può piacere o non piacere, però è particolare, la scritta QJ Moto qua sopra, i baffetti che si illuminano, sono le luci di posizione, l'insettino morto per l'alta velocità, questo qua non ve lo danno, ve lo dico. E vediamo se riesco a farvi vedere pure, questa è la bagliante e sotto una bagliante. E questo è il faro, abbiate pietà di lui. Può piacere e può non piacere. A me mi sta simpatico. Poi sotto c'è anche l'alloggio per una telecamerina, nel caso in cui voi facciate parte dello spionaggio. Se notate questa ripresa fotografica, come dice mio fratello, il filmmaker, per dirvi i difetti di questa motocicletta, perché come ogni motocicletta ha pure lei i suoi lati negativi. Forse quello là principale, che è più evidente, è il blocchetto di destra. Allora c'è questo rosso che sa un pochettino di giocattolo. Invece quello di sinistra, mantenendolo grigio, secondo me è molto più carino. Un rosso diverso ci sarebbe piaciuto, farlo meno giocattolo anni 80. Molti hanno lamentato la posizione di guida. Ora io non so se è veramente così tanto scomoda, perché io avendo le pedane più avanzate non trovo questa scomodità, anzi secondo me è molto comoda, però siccome molti l'hanno segnalata come scomodo, ve la segnalo pure io, però non scomodo fino a questo punto da lamentarsi. Non so fino a che punto può dare fastidio, però provatela per vedere
se la vostra gamba calza il pennello su questa motocicletta. Un'altra cosa ancora è l'effetto on off dell'acceleratore. A gas costante a volte sembra come se si chiude troppo repentinamente la motocicletta, cioè si chiude la potenza della motocicletta repentinamente. Su strade scorrevoli devo dire che non ho patito molto questa cosa, però siccome abbiamo fatto oggi molte inversioni per fare le fotografie, per fare il video, lo segnalo. Voi, come per le gambe, controllate, provate le motociclette da Amar se siete di Catania, dalle altre parti dove vi trovate nel mondo. Vi elenchiamo i difetti. Volevamo parlare delle plastiche, che per il prezzo che costa la motocicletta chiaramente noi abbiamo reputato invece buone, perché sono unite molto bene, non danno segni di scricchiolamenti vari mentre le muovi, mentre le tocchi, quindi mi dispiace, queste sono buone. L'unico problema è che durante la manutenzione, se vi segnano 2 ore in più per smontare le plastiche, non vi dovete lamentare perché ce n'è un putiferio. È arrivato il momento tanto atteso. Intanto ultime considerazioni, che praticamente il mondo asiatico secondo me ha capito che a noi europei ci piacciono le motociclette muscolose, ed è questo il motivo per cui fare un 650 così grosso. Se prendete il caso Benelli in considerazione avete capito tutto. Hanno capito che forse non ci interessa molto il peso, ma che la dobbiamo avere grossa la motocicletta. Non pensate male, non pensate male. E quindi secondo me ormai si sta prendendo questo, un po' questa scia qui. È un po' un peccato, perché secondo me, per i miei gusti, cioè per l'utilizzo che ne faccio io, secondo me è troppo ingombrante, troppo anche un po' pesantuccia, no? Però tutte le altre cose mi piacciono. E come comodità in assoluta, questa è una di quelle moto che tu prendi, ci sali a Milano, a Capo Nord, insomma ci fai molta strada con una comodità buona. Un cupolino più grande secondo me è proprio perché è così larga, ti protegge molto, e quindi sì, forse la sua vocazione, cioè se la dovessi consigliare a qualcuno, qualcuno che deve fare molta strada, anche perché i giri del motore con questo B girano, poi non lo so, sarà la QG, li fa girare sempre molto rilassato. Mentre riportiamo la motocicletta ad Amar, ci sono alcune cose che ci siamo dimenticati, come i cerchi tubeless, i freni in treccia e il sensore pressione sul TFT, che non è una cosa da poco. Vi ricordo che queste cose non ce l'hanno nemmeno le motociclette più blasonate. Poi volevo dare delle votazioni che vi fanno sempre ridere e sorridere, pure a me, per dare così un metro di giudizio. Le finiture gli do 8 perché non ho mai visto niente di più pulito, soprattutto in questa zona qui, e altre piccole chicche che la fanno vedere che è molto curata. Poi abbiamo il motore, do 6,5 e 8, 2 voti per lui, perché ha un, secondo me, un piccolo difetto on off che secondo me riusciranno a risolvere tranquillamente, però al momento sicuramente la motocicletta sarà nuova, ancora si deve assestare, c'è. Quindi al momento si tiene 6,5, però per la fluidità, per la corposità, anche per l'elasticità del motore gli do 8. Abbiamo la protezione dell'aria, qui do 7 perché ha la regolazione, cosa che nemmeno le motociclette più blasonate hanno. Scusate se è poco. La sella è comoda, anche se ci sono queste pedane avanzate e rialzate, io le do comunque 7 perché secondo me per viaggiare è comoda, è l'ideale, nel senso è sostenuta ma allo stesso tempo morbida. Mi ero dimenticato di 2 cose. Allora, la frizione invece gli diamo un 8, anche se secondo me è poco modulabile, potrebbe fare di meglio come modulabilità, è molto morbida, quindi questa qua è una cosa che può aiutarvi molto in città o nei paraggi di quei posti dove si utilizza molto la frizione. Invece il cambio gli do 6, un botino un po' bassino perché è stato molto contrastato, però
si sta sciogliendo man mano che guidiamo, quindi gli voglio dare fiducia, non voglio togliergli la sufficienza. Elettronica diamo un 6, qua anche il voto è un po' bassino, solamente perché non siamo riusciti a togliere l'ABS, perché poi lei ha tutto molto chiaro, leggibile anche sotto il sole, bello luminoso, puoi regolare la luminosità, insomma ha tutto. Tra l'altro gli puoi mettere anche il cellulare con la mappa per poter navigare e andare dove vuoi, non mi ricordo se l'ho già detto. Dopodiché le sospensioni diamo 7 perché molto sostenute, belle, granitico, c'è un davanti, non ci sono spostamenti di carico, bauletto, così non ti sorpassa quando freni. Sospensione dietro non sembra essere regolabile, o almeno siccome non ci sono sempre informazioni non si sa cosa ci sia là sotto perché è pieno di plastiche. L'estetica è troppo personale, per me è un 8 perché secondo me è proprio bella, come detto ha personalità. Abbiate pietà di me per questo voto, perché so che qua ci sono i gusti che si divideranno in due fazioni diverse, come ogni volta che esce qualcosa di veramente particolare. E basta signori, questo qua è tutto, io spero di rivedervi, anzi spero che voi mi rivediate in un altro video iscrivendovi, vi saluto, una buona giornata e me ne vo a lavorare pure io.